Refola, costruita nello storico cantiere navale Gino d'Este a Fiumicino, venne varata nel 1961. Si tratta di una particolare barca a vela in origine a deriva mobile per navigare anche nei fiumi. Dopo aver cambiato diversi proprietari ed essere arrivata a Trapani, rimase tirata in secco per molti anni. Adesso, dopo decenni, è tornata in mare, rimessa a nuovo dall'associazione Hakuna Matata, la stessa che già ha ristrutturato Paola, una barca longa del 1954. Una volta in acqua ed ultimata, Refola sarà impiegata in diverse attività, con l'occhio rivolto al sociale e ai bambini, con l'obiettivo di diffondere la cultura del mare e della navigazione a vela. Il progetto di Refola nasce qualche anno fa. Nasce dal fatto che la nostra associazione, che ha lavorato a recuperare qualche barca antica, ricordiamo la barca Paola, che è stata recuperata qualche anno fa e che adesso naviga nei nostri mari. L'intento dell'associazione è stata quella di continuare su questa strada. E adesso ecco, Refola è rinata perché dopo tanti anni di stare in un cantiere così a dormire, l'abbiamo rimessa in sesto e adesso insomma solcherà i nostri mari. La barca sarà indirizzata con lo spirito dell'associazione, che è quella di spenderci insomma per quanto riguarda il lato culturale, ecco, avviare i giovani alla vela, i disabili, insomma tutti coloro i quali si vogliono avvicinare a quello che ormai è rimasto per la nostra tradizione. Io ne approfitto anche per ringraziare Giacomo Cintura, che è stato un po' il nostro tutor, ecco. I suoi consigli sono stati preziosi, il suo cantiere è disponibilissimo e poi quando abbiamo avuto momenti proprio di sconforto, insomma ci siamo ritrovati con le sue soluzioni, insomma, che ci ha rinvigorito ed ecco, ci ha portato ai risultati di oggi. Riportare alla sua storia naturale una vecchia signora è sempre una bella cosa. Riuscire a vederla nello stato in cui era prima e vederla nello stato in cui è adesso è sempre qualcosa di emozionante, quantomeno per me o per noi che siamo amanti del legno, che siamo amanti delle vecchie cose, così. Torno di nuovo a dire, riportare alla sua gloria una vecchia imbarcazione è qualcosa di veramente eccezionale che solo pochi possono capire. L'imbarcazione, come possiamo vedere con il bulbo, con la deriva continua, potete vedere la deriva continua, sta a indicare che può affrontare anche un certo tipo di mare abbastanza formato. Non è il classico bulbo che noi troviamo, che serve da semplice contrappeso, ma più che altro per lo scarroccio dell'imbarcazione a vela. Questa imbarcazione è capace di affrontare grandi mari. Poi se voi la guardate, è parecchio panciuta, per cui si può permettere di affrontare il vento attraverso anche in modo molto formato. È una bella barca, dobbiamo sperimentarla ancora in mare, ma già dalla carena si capisce che è una bella barca. Presente alla cerimonia del varo, Monsignor Gaspare Gurpuso, che ha benedetto l'imbarcazione, ed il sindaco Giacomo Tranchida. Ma è questa la finalità che mi si rappresentava da parte dei referenti dell'associazione, anche per cittadini e giovani meno fortunati di noi da questo punto di vista. È bello anche perché c'è molto lavoro di mastro d'ascia, dunque di artigianato, di tradizione. Da un lato, dall'altro è un messaggio di speranza, che possa anche questo essere un segnale in positivo che aiuti complessivamente la città, la nostra comunità a riprendere da un lato un cammino e perché no alzare le vele e barra dritta incontro al vento, d'auspicio per tutti noi.